Per fare una lunga indagine, una lunga ricerca sulla pace e sulla giustizia. Che cosa avverrà oggi? Il mio compito è quello di spiegarvi le regole del gioco e non utilizzo questa parola per caso. Un vero e proprio gioco sarà, come il teatro in qualche modo è sempre, da un punto di vista proprio ontologico. Innanzitutto parto dal titolo di questo evento di oggi. Abbiamo scelto di chiamarlo Autori. Sono un grande appassionato, un grande cultore delle parole, del loro utilizzo. Autori ci è sembrata la parola più giusta perché è una parola che ricorre in due contesti apparentemente, in due formulari apparentemente molto distanti tra di loro. In ambito giudiziario si utilizza l'espressione essere autore di reato e trovate nei fogli di sala, per esempio dei teatri, la parola autore vicino al nome di chi ha immaginato il progetto o ha scritto materialmente le parole che vengono utilizzate all'interno dello spettacolo. Abbiamo voluto creare una connessione tra questi due campi semantici così apparentemente distanti. Ci siamo detti che chi è autore di reato in qualche modo deve attingere alla propria creatività per poter immaginare un'azione contraria alla legge, all'etica, alla morale o comunque contraria a quello che è il benessere del consorzio civile. Stessa fonte a cui probabilmente attinge colui che attraverso la propria scrittura, attraverso il proprio lavoro creativo, prova a fare invece un lavoro apparentemente contrario a questo. E ci siamo chiesti se un minimo comune denominatore potesse essere il luogo e il terreno in cui far incontrare queste prassi apparentemente così distanti. E così abbiamo fatto. Grazie ad un progetto europeo gestito sul territorio dalla cooperativa Sinergia, che coinvolge, come ha detto Icilio, il liceo classico Matteo Spinelli di Giovinazzo e gli ospiti della comunità Chiccolino, gestita dalla cooperativa Occupazione e Solidarietà, abbiamo fatto incontrare l'output previsto da questo progetto europeo con la possibilità per noi dell'Accademia della Giustizia Riparativa e del Crisi di riportare l'attenzione su determinati temi. E era l'occasione per farlo in maniera democratica, il teatro si è sempre occupato di questo. Nell'antica Grecia, nel momento in cui tutto si fermava come una sorta di tregua cittadina per permettere la messa in scena delle tragedie e delle commedie, i commerci e le guerre venivano sospese e questo avveniva di comune accordo persino con la polis con cui si era in guerra in quel momento. Immaginate che bello se oggi riuscissimo a fermare i conflitti mondiali perché abbiamo da organizzare un festival di teatro nazionale. Sarebbe una cosa meravigliosa. Era una sorta di tregua in cui tutta la città si fermava, poteva andare a teatro e trovare posto nei grandi anfiteatri della Grecia antica, della Magna Grecia, e non c'erano posti numerati, per cui potevano capitare seduti gli uni accanto agli altri persone non soltanto di età differente ma anche di estrazione sociale differente e potersi vedere rappresentata dall'altra parte in quello che era la parte dedicata al coro, cioè laddove veramente il pubblico poteva ritrovare il proprio specchio riflesso. A un certo punto il teatro, come ben sapete, trova varie forme di espressione dal punto di vista proprio del canone e di rappresentazione. Alla fine degli anni 70, nei primi anni 80, ne trova uno in particolare, che è quello previsto da questo progetto europeo come tecnica di lavoro, che è quello che viene denominato teatro dell'oppresso. Con alcune di queste tecniche giochiamo oggi. Il teatro dell'oppresso, sostanzialmente, nella testa del suo inventore, primo sperimentatore, che è Augusto Boal, prevedeva di rimettere questo strumento nelle mani delle piccole comunità, soprattutto affinché potessero, grazie a questo, ripensare, rivedere le proprie regole del vivere civile. Innanzitutto poter vedere finalmente rappresentati quelli che erano i propri conflitti, la propria sottrazione
di potere, capire chi era il proprio oppressore, quale ruolo giocava nella propria vita quotidiana, da un punto di vista quotidiano semplicemente esistenziale, ma anche da un punto di vista civile e politico. Stiamo parlando dell'Argentina, del Brasile, dei paesi del Sud America alla fine degli anni 70 e primi degli anni 80, quindi stiamo parlando di un regime dittatoriale. Questo strumento ci è stato utile per provare insieme ai ragazzi, si è creato un gruppo misto, come vi dicevo, un gruppo misto di lavoro, come dice anche il vostro foglietto informativo, tra i ragazzi di un comunissimo liceo, di una scuola superiore di Giovinazzo, di un paesino di provincia qui vicino, e un gruppo di ragazzi che sta facendo un percorso di ravvedimento rispetto ad un reato commesso. Anche questi erano due campi semantici quasi apparentemente molto lontani, che invece hanno trovato una felicissima sintesi umana di cui magari saranno gli stessi ragazzi a raccontare. Ebbene, oggi noi vi proponiamo un gioco partecipato. Un gioco partecipato in cui anche oggi proviamo, grazie al teatro, a provare ad aprire degli interrogativi e a provare a ipotizzare delle risposte o a delle strategie di che quelle risposte possano poi raggiungere o possano instradare verso quelle risposte proprio con chi tutti i giorni studia, affronta, amministra, pensa, ripensa i sistemi per cui la giustizia ordinaria e straordinaria trova il suo sbocco, trova i suoi percorsi, e lo facciamo proprio con chi non solo si affaccia alla vita in genere, ma con chi ha fatto già per la prima volta esperienza di questo. Come funziona oggi? I ragazzi hanno preparato insieme a noi una piccola performance, ma non immaginate il classico spettacolo a cui assistere in maniera passiva. In realtà ci siamo incontrati pochissimi giorni, il metodo di Boal funziona esattamente così, per prendere degli accordi. Gran parte di ciò che vedrete dura pochissimi minuti e per la maggior parte improvvisato, realizzato sul momento, sulla base di un canovaccio, di una breve storia che sono stati gli stessi ragazzi ad aver scelto ed individuato in base alla propria esperienza e alla propria osservazione del mondo. Fanno solo schifo davanti ai bambini.
qui, in un parco! Che c'è di male? Magari cerchiamo di calmarci. Voi andate, e loro rimangono qua perché non hanno fatto niente di loro, se ne devono andare. Stop! Arrivati a questo punto, invece, i quattro amici decidono di portare via con loro le due ragazze, mentre la ragazza, che continuava a filmare nel frattempo, decide di parlare con la sua amica Sara per discutere se pubblicare o meno il video su tutti i social. A questo punto decide di farlo. Via! Sì, andate, andate! Siete tutti come loro! Va bene, dai, però ci fa dei video. Stop. La scena adesso cambia completamente. Ci troviamo invece in casa di una delle due vittime. Abbiamo scelto proprio Francesca. A questo punto, in questa scena, abbiamo Francesca che entra nella sua camera piangendo, comunque molto triste, e poi i genitori successivamente, che si siederanno invece su queste due sedie e dopo aver visto il video che la ragazza in precedenza aveva compiuto, cominciano a discutere sul da farsi. Via! Il padre va a denunciare i bulli, la madre invece si appresta a consolare la figlia. Via! Mia cara, perché sei così triste? Lasciami in pace. Perché? Parlami, sono tua madre. Basta, lasciami in pace. Sei per il video, non ti preoccupare, io e tuo padre l'abbiamo visto. Cosa ne sapete voi del video? Ce l'hanno inviato, ma non ti preoccupare, saremo sempre al tuo fianco. Ma lasciateli perdere, non mi ma interessa. Non è vero, stai tranquilla. Ci penseremo io e tuo padre. Ma cosa avete fatto? Abbiamo visto il video, siamo andati alla polizia a denunciarti. Stai tranquilla. Non ti preoccupare. Stop. La scena cambia di nuovo. Ci troviamo in tribunale e qui abbiamo ovviamente dei partecipanti e soprattutto i giudici. Abbiamo inizialmente le due vittime, Francesca e Simona. Uno dei rappresentanti dei bulli, Mario. L'avvocato dell'accusa, Irene. L'avvocato della difesa, Umberto, i genitori di Francesca, ed infine il giudice Federico. Il processo comincia e cominciano a discutere. Via! Buonasera a tutti. Iniziamo con la presentazione. Allora, per l'accusa, Mario, rappresentante dei bulli, è presente? Sì. Umberto, avvocato dell'accusa, è presente? Presente. Per la difesa, le due vittime, Francesca e Simona, sono presenti? Presente. L'avvocato della difesa è presente? Presente. I genitori della vittima sono presenti? Bene. Allora, iniziamo. Parola all'accusa. Salve giudice, sono l'avvocato Irene e sono qui per conto delle mie clienti che vogliono denunciare di bullismo il gruppo di ragazzi che le hanno appunto sbullizzate e che
rappresentati da uno di essi, Mario, e come prova possediamo un video che oramai gira da giorni in rete, e chiedono quindi alla famiglia, chiedono il risarcimento e una punizione adeguata per coloro che hanno provocato danni psicologici e fisici alle figlie e che quindi, quindi vengono riformati per poter essere reintegrati nella società. Parola alla difesa. Signor giudice, io sono Umberto, l'avvocato della difesa, Mario, e sono qui per dirle che il mio cliente innanzitutto non aveva alcuna intenzione di turbare psicologicamente a questo livello l'accusa. Il mio cliente stava solo cercando di esprimere le sue idee, i suoi pensieri, e crediamo che l'accusa stia ingigantendo molto il fatto avvenuto e stia strumentalizzando anche molto la situazione raccontando cose che non sono avvenute. E quindi le chiedo appunto di non condannare il mio assistito perché stava cercando di esprimere i suoi pensieri. Grazie. Quindi ricapitolando, l'accusa dice che il signor Mario, in quanto rappresentante dei bulli, ha posto denuncia per molestie, per atti vandalici di bullismo. La difesa invece dice che tutto questo non è avvenuto, era semplicemente difesa, era qualcosa che non era. L'accusa ha qualcosa da aggiungere? Sì. Il nostro avvocato ritiene che le mie vittime non abbiano subito sufficienti danni e che non fosse voluto. Per questo vorrei dare la parola alla mamma di una delle mie vittime. Mi potrebbe parlare dei danni subiti da sua figlia? Cosa ha notato in casa? Sì, mia figlia era una bambina allegra, tranquilla. Dopo quello che è accaduto, si è chiusa in se stessa. Piangeva continuamente, non mangiava più, non andava più bene a scuola. Insomma, ha subito un danno. Mia figlia non è più mia figlia. E ha fatto qualche seduta con la psicologa? Ovviamente. Dopo un danno del genere. Sicuramente ci sono stati questi che hanno supportato l'aggressione
le intenzioni, quello che io ho inteso sottolineare era che le intenzioni del ragazzo, delle ragazze, non erano quelle di un agito violento, bensì di una espressione probabilmente, come voi dite, molto forte e quindi percepita in maniera ancora più forte. Quello che io vi chiedo... Posso chiedere che chi sta svolgendo la funzione di mediatore dichiari al pubblico con i presenti che non sentono quali sono i criteri con cui intende portare avanti questo ruolo, questa funzione, che sennò si rischia di fare un po' di confusione. Sì, allora io... Dici cosa intendi fare? Io penso di cercare di creare una specie di... diciamo cercare nei limiti delle mie possibilità di rispecchiare quelle che sono le due intenzioni, diciamo le due posizioni, in maniera tale da far sì di attenuare un attimino l'emotività che ha permeato lo scontro e da capire se le due parti possono trovare una conciliazione, possono trovare un chiarimento, una mitigazione di quello che è avvenuto, in maniera tale da andare incontro a un riconoscimento dalla parte di chi ha agito di un minimo di responsabilità nell'aver provocato una sofferenza, dalla parte della vittima invece una specie di ristoro legato al riconoscimento. Quindi diamo per scontato, che di norma così si fa, che tu abbia già fatto un minimo di lavoro sia con il reo e con magari certo. Con i loro genitori, con i loro genitori, sia con le vittime che con i loro genitori. Certo, sì, sì, certo, da me, di qualsiasi ragionamento. Certo, sì, 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 no? Sì, 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 certo, qui diciamo... Ci sono già preparati a... Sì, c'è stata già un approccio. Ad essere in grado di esprimere il proprio punto di vista, le proprie emozioni, l'una e l'altra mano, quello che ha C'è stata un'acquisizione del consenso. Esatto. Anche perché tu non esegui semplicemente sulla base dell'ordine del giudice. No. Sì. Il giudice dice verifica se è possibile questa mediazione e poi non lo presenta. Certo. Dopodiché tu hai già verificato, hai già lavorato con tutte le parti, hai già detto al giudice mi pare sia possibile. Sì, 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 che anno c'è stata un'acquisizione. Sì, sto provando a far sì che le cose posso dire. Volevo dare un suggerimento al mediatore oggi. No, nel senso, ho sentito parlare l'avvocato. Mi piacerebbe parlare le vittime in questo discorso, in questo sentire. Perché voglio fare una domanda alla è vero. Vale. Amplifico la domanda. Dal pubblico chiedono a Mario e agli attori che interpretano i genitori di Mario come si sono sentiti dopo l'introduzione e l'esposizione del mediatore in questa prima fase della mediazione. Chi vuole cominciare a rispondere? All'interno di un certo modello e quindi hanno anche difficoltà, basandosi semplicemente sulle loro competenze psicosociali, a cambiare la loro posizione in questa struttura di relazione. Fosse il gruppo dei pari, come per esempio il rapporto con i genitori, della famiglia, eccetera, eccetera. I ragazzi hanno grandissima difficoltà da questo punto di vista, no? Questa cosa si innesta in un momento in cui, lo sappiamo tutti, sono 30 anni che si parla della ignoranza emotiva, no? Delle nuove generazioni. Un'ignoranza emotiva che in qualche modo ha degradato la sensibilità emotiva e anche la capacità di descrivere le proprie emozioni. Anche la capacità di discriminare le emozioni, addirittura alcune tra
al confine tra il positivo e il negativo. I nostri ragazzi hanno una estrema difficoltà. E questo in qualche modo spiega anche come in certi momenti siano in grado di passare da una posizione a un'altra, no, in un batter d'occhio, senza, diciamo, dare il senso che si sono resi conto della distanza che c'è tra il versante positivo e il versante negativo. Con i nostri ragazzi, io mi scuso con loro di chiamarli nostri ragazzi, ma è per fare in fretta, per intenderci, ma io non posseggo la relazione con nessuno, loro sono, come dire, diciamo, una realtà che noi abbiamo solo il dovere di conoscere e verso la quale cercare di avvicinarci realisticamente. Questi ragazzi hanno una difficoltà a riconoscere le emozioni, questi ragazzi, questo si vede anche nel fatto che si impoverisce pure il linguaggio. Gaetano Careo parlava dei termini polisemici, no? Questo fatto che i ragazzi usano meno parole per descrivere la loro esperienza, no? Sono innamorati, si sentono strani, sono incazzati, si sentono strani, no? Sono imbarazzati, si sentono strani. Cioè, la stessa parola, no? Utilizzata per descrivere una poliedricità di esperienze emotive e cognitive che loro stanno facendo, di cui hanno difficoltà no, a dare la descrizione precisa. Cioè, noi stiamo parlando di ragazzi che si trovano in questa fase, in queste condizioni, dove per esempio un'altra difficoltà è quella che è il male, diciamo, di questa parte di secolo, che è quello della responsabilità. Noi, a partire dagli adulti, ma ancora di più pensando ai ragazzi, agli adolescenti in particolare, noi abbiamo un problema storico di incompetenza rispetto all'assunzione di responsabilità. Questi ragazzi hanno una difficoltà estrema a riconoscere gli effetti di proprie decisioni nelle situazioni che accadono, di cui sono protagonisti. E questa roba qua significa che quando noi andremo a fare le mediazioni, uno dei lavori più importanti, più profondi, più complessi che dovremo fare è riuscire a sviluppare un minimo di competenze sui processi di responsabilizzazione. E questo è complicato, sapete perché? Perché non è vero che tutti si possono assumere la responsabilità, che sono psicologicamente in grado di assumersi una responsabilità in quel momento o di elaborarla nei tempi di cui noi abbiamo bisogno, il nostro processo penale, ma anche la nostra mediazione può aver bisogno. No? Come l'esperienza, non è vero che tutti quanti possono fare esperienza o fanno esperienza nello stesso modo. Ci sono persone che hanno tre idee in croce a cui si aggrappano, gli adolescenti tendenzialmente sono così, e se tu provi a cambiarli, quelli sono disposti a morire per quelle tre cazzate.